me risulta che questa oggi sia, diciamo anche con molta soddisfazione, forse la prima volta in cui le associazioni, anziché fare comunicati e non sentirsi rispondere, rispondersi tra loro, poi il direttore artistico del festival dice delle cose o le dice ad altri per riferirle, a me sembra che sia la prima volta che finalmente si possono dire le cose voltandosi in faccia, comunque guardandosi di dietro. Come associazione fotografici italiani, ovviamente quella che è la selezione, la scelta, abbiamo anche detto in un comunicato stampa, c'è deluso, quindi siamo, diciamo così, rammaricati per il lavoro dei nostri associati, sono 200 aziende che lavorano e che fanno attività, insomma, di sviluppo di artisti con proprio danaro, con risorse economiche, con tante difficoltà, già martoriati da una situazione di mercato molto difficile e da una situazione che ha generato già una restrizione degli spazi televisivi in favore, per colpa di nessuno, perché purtroppo sono accordi privati, ma cosiddetti dagli accordi televisivi, lo sappiamo, hanno, diciamo, un grandissimo spazio nelle nostre televisioni. Purtroppo per noi, in questi show televisivi, ci sono degli accordi privati per cui alcune aziende multinazionali hanno delle esclusive e quindi insomma, ciò che gli indipendenti sono un po' penalizzati, stanno un po' a guardare, si devono, come hanno sempre fatto, diciamo, inventare dei nuovi spazi e inventare il lavoro. Quindi in realtà quest'anno il Festival di Sanremo, specialmente la selezione dei giovani, era motivo perché sapete che noi indipendenti siamo molto attenti al lavoro di scouting e di sviluppo dei nuovi artisti, è una prerogativa che c'è sempre stata. Quando dico noi indipendenti non dico solo noi dell'Africa, ma dico anche di MI, dico anche oggi, per questo dico oggi manca un po' l'interlocutore, diciamo, che è stato sicuramente stimolante la presenza di Enzo Mazza. Puntare il dito contro qualcuno, contro la commissione, il direttore artistico, la RAI, le multinazionali, cioè è un sistema in realtà che genera, secondo me, che genera una situazione per cui le aziende italiane, diciamo, della piccola industria discografica, soprattutto la piccola industria discografica, sono assai penalizzate da tutto questo sistema. Durante la conferenza stampa del festival c'era Maria Limongelli, il presidente della BMI, e c'era Massimo Cotto come membro della commissione. C'è stato un intervento di un giornalista che mi sembra molto acuto, tra l'altro una delle poche trasmissioni televisive che io seguo, che è TV Talk, il quale penso che la conoscete, se non la conoscete la consiglio apertamente, e il quale ha detto una cosa secondo me molto saggia, che il direttore artistico giustamente ha detto che non si sentiva il bisogno di dare ancora più spazio a prodotti che escono fuori da prodotti musicali, escono fuori da programmi televisivi, cioè i talk show hanno già tanto spazio, forse non era. E il direttore artistico ha detto che invece si è voluto dare uno specchio di quello che è la situazione attuale del mercato musicale, e che il mercato musicale è quello, e quindi è un po' una fotografia di quello che gira in Italia in questo momento. Secondo noi gira anche altra roba, perché nel senso che poi dopodiché nei locali, nella musica live, negli studi di registrazione ci sono altri artisti che fanno, diciamo così, cercano di sviluppare la loro carriera, fanno musica. Noi abbiamo fatto una serie di richieste alla RAI, ma non in occasione del Festival di Sanremo, ma durante l'anno. Cioè, noi volevamo incontrare RAI a ridosso della fine dell'edizione di Sanremo per vedere quello che ha funzionato a Sanremo e quello che non ha funzionato, cosa mettere a posto. E tutti gli anni ci viene detto va bene, vedremo, e poi puntualmente arriva il 26 novembre e il 27 è pronto il regolamento. Poi quando abbiamo preso conoscenza del regolamento, e parlo di questo regolamento, abbiamo fatto le nostre osservazioni. Prima su tutte eravamo contrari, e qui AFI era consistente, alla partecipazione di diritto dell'artista vincitrice o vincitore del X Factor. Oltre a questo, per aver visto il regolamento di Sanremo, abbiamo chiesto subito due biti in più e due giovani in più, per dare possibilità alle aziende indipendenti di poter avere più spazio. Quando abbiamo letto il regolamento, abbiamo trovato il comitato di controllo. Esiste un comitato di controllo nominato dall'organizzazione della RAI, fatta dai tre sindacalisti. Il comitato di controllo esercita
il ruolo di verifica e controllo del momento in cui la Commissione lavora, quindi apertura dei plichi, quindi controllo dei testi, controllo della certificazione e presenza durante i lavori della Commissione. Noi abbiamo chiesto la presenza delle associazioni come comitato di controllo in maniera da essere trasparenti e poter dire ai nostri associati o all'opinione pubblica: abbiamo assistito a questi lavori e abbiamo verificato, al di là dei gusti personali, delle scelte personali, delle logiche di RAI, dell'organizzatore per l'organizzazione RAI, tutto si è svolto in maniera corretta. Questo ha un po' fatto ricciare il naso, ho parlato con Mazzi, che non era d'accordo, e quindi tutto si è svolto in questa maniera. Io penso che le scelte della Commissione devono andare al di là delle logiche delle spartizioni. Cioè, io non ho mai chiesto a RAI: rappresento il 16% del mercato, quindi voglio il 16% dei posti. Io ho chiesto a RAI attenzione ai nostri associati, anzi attenzione ai dipendenti, perché dagli indipendenti viene veramente la vera ricerca, il vero, la passione. E questo non si è verificato, ma o noi ci organizziamo prima del momento di Sanremo, cioè il famoso mese di aprile-maggio, io chiedo gli incontri, in quel momento le associazioni possono avanzare delle richieste a RAI, in quel momento si va a dire attenzione, si può dire attenzione agli indipendenti, si può dire attenzione alle aziende italiane. Nella conferenza stampa di Sanremo, mi aggrappo un attimo a quello che diceva prima Leopoldo, la cosa più triste è aver assistito a... hanno decantato la scenografia benissimo, hanno decantato il cast degli ospiti stranieri che verranno benissimo, hanno decantato che Bonolis arriva con Laurenti benissimo, nessuno ha mai citato gli autori, nessuno ha mai citato gli editori, nessuno si è preoccupato di dire troverete le canzoni sociali, niente, del cast hanno parlato di Principe Emanuele di Filiberto, chiedevano se prendeva un cachet particolare perché era un principe e se la regina quanti vestiti doveva portare. Io sinceramente volevo intervenire principalmente quando Mazzi ha detto che l'industria discografica ha perso un ruolo centrale, perché dice gli artisti mi chiamano personalmente per partecipare a Sanremo. Questa è una cosa che mi ha ferito. Quindi evidentemente la canzone nel Festival di Sanremo è passata veramente in secondo piano. Il Festival di Sanremo è abbastanza collaterale per quanto ci riguarda, nel senso che noi riteniamo utile intervenire perché riteniamo che, come in politica, no, si pensa che c'è forse un unico partito che possa decidere e gli altri non devono dire nulla, qualcuno deve dire che ci sono altre realtà nel paese, le deve raccontare, deve fare, segnalare che ci sono, ma certamente passare o non passare da Sanremo non è uno snodo fondamentale per questo mercato. Noi abbiamo decine di case piccole, piccolissime case discografiche che hanno fatto produzioni dialettali in questi due anni, c'è un forte ritorno. Noi, tra l'altro, il CD ufficiale del MEC, quest'anno è stato un CD che si chiama Agli d'Italia, che riportava una trentina di brani di tutte le regioni fatti da giovani musicisti che recuperavano in modo innovativo le tradizioni. L'anno, dal punto di vista della musica, di un rilancio dei giovani cantautori. Cioè, noi siamo in una fase nel nostro paese dove abbiamo i nuovi De Gregori e Venditti che stanno raccontando il nostro paese in una maniera straordinaria, oppure un rinnovato modello, come dire, di modello sbagliato, però un rinnovato modo di fare musica indie rock assolutamente importante, significativa, di grande spessore culturale. Ecco, allora io dico, ci sono due o tre tendenze alle quali moltissimi giovani aderiscono riempiendo i club, riempiendo tanti spazi, no? Ecco, come mai non riusciamo mai, ecco, è il tema più culturale, più che di 2 più 2, meno 2, cioè credo che proprio sia un tema che vada affrontato in maniera più ampia.